Fretfin Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 73esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Sono qui con Massimo Parenti e Martina D'Anolfi. Perfetto! Martina Parenti e Massimo D'Anolfi, non posso, ma scusatemi tanto. E, ormai siete una cosa sola, e infatti questa è una delle domande, che sono qui per presentare il loro film in concorso, Spira Mirabilis. Benvenuti. Grazie, buongiorno. Grazie mille, buongiorno. Invece di farvi la classica domanda, come mi è venuta l'idea? Io voglio capire invece come lavorate, cioè viene prima la necessità di raccontare qualcosa, di fare un viaggio, intraprendere un viaggio, perché io l'ho vissuto e l'ho visto come un viaggio, quindi volevo capire il punto di partenza ancora prima di mettersi al lavoro. Sì, noi crediamo che il cinema, come anche la letteratura, il teatro, la musica, debbano essere necessari, insomma, necessari sicuramente per chi intraprende il percorso di realizzarli, e in qualche modo devono diventare poi necessari per gli occhi o per le orecchie che li guarderanno e che ascolteranno il film. E questo film nasce da lì dove finiva il precedente, Materia Oscura, che era un film su poligono sperimentale di Quirra, il più grande poligono d'Europa, un luogo di morte, di enorme tristezza. E quindi alla fine di quel film, insomma, questa tristezza accompagnava il nostro cuore ed era un film che affrontava fondamentalmente la stupidità umana, e allora abbiamo ragionato, insomma, sulla possibilità di fare un film che invece provasse a indagare invece il lato migliore degli uomini, la parte migliore degli uomini. E da lì, insomma, casualmente abbiamo scoperto, grazie a un articolo del New York Times, Shin Kubota, i suoi studi sulla medusa immortale, e per un processo di accumulo poi sono arrivate le altre storie e l'idea appunto di contenerli dentro questa grande cornice che sono gli elementi della natura e l'aspirazione dell'uomo verso l'immortalità. Ed è così che immagino avete costruito il montaggio del film, perché è quando ci sentiamo totalmente in relazione con loro che c'è qualcosa che ci distacca o ci infastidisce, perché così è questa continua, l'avete definita voi nelle note di regia, la tensione. Come avete lavorato a costruire questo? Come avete lavorato, scusami? A costruire. Sì. Allora, ci piacciono i film in cui uno si può perdere all'inizio e cercare poi il suo modo, esatto, essere libero di pensare, di capire quello che sta vedendo e di perdersi in questo spazio-tempo che un film regale costruisce tutte le volte. Spira Mirabilis ha una prima parte in cui bisogna cercare di capire dove sei e lasciarsi andare assolutamente. Queste storie poi si chiudono insieme, perché sono delle storie che al loro interno hanno una piccola narratività, dovevano essere incrociate perché ognuna rimanda all'altra. Era importante per noi che tutte queste storie fossero montate insieme. Le abbiamo montate strada facendo, piano piano, nel corso di questi 3 anni che abbiamo speso facendo il film. E alla fine il film arriva come una freccia. C'è un finale in cui tutte le storie poi ritrovano un senso. Mi sono chiesta, è proprio la spirale meravigliosa che voi definite come il tentativo umano di accettare i propri limiti e superarli, è questa spirale meravigliosa che ci fa tendere alla grandezza, ci fa arrivare alla grandezza quando riusciamo nelle cose? Come ve lo siete spiegato? Insomma, la spirale è una figura meravigliosa, insomma, e anche in natura, insomma, sono queste conchiglie che appunto hanno questa, la spira mirabilis, appunto il matematico Bernoulli che l'ha definita, che è diversa dalla classica spirale aristotelica che ruotando rimane uguale a se stessa, la spira mirabilis ruotando cresce, non raggiunge mai il centro, insomma, e quindi sicuramente questa, la spira mirabilis è un po', abbiamo disegnato una sorta di immaginaria cartina geografica, un giro intorno al mondo per provare a leggere questa tensione, aspirazione che ha l'uomo verso l'immortalità, ma fondamentalmente la capacità di guardare la morte negli occhi, e fondamentalmente per noi l'immortalità e l'accettazione della morte. E poi la spirale meravigliosa ha un punto grande e un punto piccolissimo, e nel film c'è questo continuo dialogo tra il molto piccolo e il molto grande, e questo per noi, questo gioco di lenti continue fra ciò che è invisibile ma il cinema riesce a rendere visibile, ciò che è grandissimo ma in cui noi ritroviamo un dettaglio importante, questo per noi era la nostra spirale mentre giravamo e montavamo. Martina e Massimo, grazie mille, in bocca al lupo.
per stasera e grazie di essere stati qui con noi su Fred. Grazie, buona giornata. Ed io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider.